grandi insegnamenti di animali che competono tra di loro. Guardate qua, una vespa che si sta divorando un bruco del cavolo, vedete? Quindi le vespe, abbiamo adesso l'esperienza diretta che le vespe, animale a volte odiato magari per la sua pericolosità, eppure divora le larve del bruco. E qui dopo l'ultimo video in cui alcune persone mi hanno fatto notare l'origine di queste larve, la loro identificazione, sono larve della Ermezia illucens o illucens, che viene anche definita così, diciamo popolarmente, mosca soldato. In inglese la trovate con l'abbreviativo BSF, Black Soldier Fly. Sono le larve appunto di questa mosca. È una mosca che ha un ciclo di vita molto particolare, totalmente diverso dalla mosca comune, che è ad esempio questa mosca, vedete, la classica mosca che siamo abituati a vedere, che si nutre spesso anche di, potremmo dire, di materiale in decomposizione. Provate ad esempio a lasciare un pezzo di carne putrefatta all'aria e vedrete che in poco tempo arrivano le mosche, le classiche mosche, e depongono le proprie uova, dalle quali poi nascono centinaia di individui, in quanto la mosca si nutre comunque, la mosca, diciamo, potremmo dire domestica, si nutre di materiale in decomposizione, mentre questa mosca, la Black Soldier o la Ermezia illucens, comunque ha un ciclo di vita, diciamo, talmente breve, in quanto una volta finito lo stadio larvale e di pupa, praticamente lo stadio successivo allo stadio che abbiamo visto qui in queste larve, guardate qui una cetonia urata, altro grande amico insetto meraviglioso, guardate, è ancora addormentata. Quindi dentro questo cumulo di compost abbiamo lombrichi, cetonie, e adesso abbiamo scoperto anche questo nuovo amico, creatura meravigliosa che è la Ermezia illucens, Ermezia illucens, insieme ad altre creature che mi faceva notare un altro seguitore del canale, vedete? Ad esempio l'armadillo, credo che si chiami armadillo volgare, che è questo simpatico animaletto che in Spagna lo chiamano il biccio bola, perché è un animaletto, è un insetto che diventa una pallina quando si sente minacciato. Vedete qua, si chiude in una pallina come diciamo, come difesa. E anche questo è un ottimo degradatore del materiale organico. Quindi abbiamo già individuato quattro specie all'interno del nostro cumulo di compost. Vedete, alcune vivono sulla parte superficiale, come la mosca soldato, chiamiamola, che è in grado di resistere a delle temperature molto alte, e poi ha questo ciclo di vita così breve, diciamo, nella sua fase di mosca, nella sua fase adulta, il cui unico obiettivo è riporre nuove uova, una nuova covata. Una domanda che mi sono fatto io è come possano sopravvivere in inverno queste,
queste mosche, questo insetto, e in effetti sotto i 15 gradi credo che si fermi la sua attività, vanno come in uno stato di ibernazione, sono in grado di resistere fino alla primavera seguente, quando torneranno le temperature adatte al proprio metabolismo. Adesso qui per un altro mese almeno all'interno della compostiera avremo temperature elevate, quindi sicuramente saranno in grado ancora di sopravvivere.